Siamo lodati Gesù e Maria. Il tema di questa 23esima domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, è quello della correzione del peccatore. Sia la prima lettura che il Vangelo fanno entrambi riferimento a questo tema, sotto però la sfumatura leggermente differente, che sarà approfondita in due maniere distinte. La prima lettura parla della correzione, diciamo, di chi è costituito in autorità sui propri, diciamo così, perdonatemi il termine, sottoposti. Il Signore parla al profeta mandato agli israeliti dicendo: io ti ho costituito come sentinella. Voi sapete che sentinella in greco si dice, sapete come, episcopos, e da episcopos tradotto viene il nostro vescovo. Il significato etimologico del termine vescovo è sentinella. Voi sapete che il vescovo è il capo della chiesa locale. Quindi si parla del dovere che i superiori, tra virgolette, sempre passate questo termine, e vedremo chi sono i superiori, perché in questa prima media parleremo di questo, di correggere i subiti. Mentre nel Vangelo si parla della cosiddetta correzione fraterna. Gesù dice ai discepoli: se tuo fratello commette una colpa, quindi persone con cui non ci sono rapporti di autorità, ci sono rapporti di uguaglianza, che stanno sullo stesso livello. E voi sapete che la correzione fraterna è obbligatoria o no? È un'opera di misericordia spirituale. Sapete le opere di misericordia spirituali quali sono? Una è ammonire i peccatori. Quindi se tu vedi qualcuno che sbaglia, ecco, anziché andare a sparlare di lui, parla con lui per farglielo capire. Questa, a differenza della prima, non è doverosa, ma è un'opera di misericordia, quindi un'opera meritoria, è una forma di esercizio dell'amore. La seconda lettura, poi, è bellissimo, e l'ultima parte del Vangelo valgono per entrambe le ipotesi, perché la seconda lettura parla dell'amore. Non abbiate nessun debito con nessuno se non quello dell'amore vero. È lo stile del cristiano, dell'amore. E l'ultima parte del Vangelo parla della preghiera, specialmente della preghiera in comune. Vedremo nelle due distinte omelie come il tema della carità e quello della preghiera sono attinenti sia alla correzione doverosa da parte delle autorità su coloro che sono soggetti, che riguardo il tema della correzione fraterna. In questa prima omelia parliamo della prima lettura. Ti ho costituito sentinella per gli israeliti. Chi sono le persone che sono costituite in autorità sul prossimo? Cominciamo da quelle più comuni: i genitori sui figli. I genitori sui figli hanno autorità, anche se oggi è un tema un pochettino obsoleto. C'è il quarto comandamento che dice: onora tuo padre e tua madre, non semplicemente rispettali. E nell'onore è compresa ovviamente anche l'obbedienza. E a fronte di questo, come dire, dovere dei figli nei confronti dei genitori, c'è un dovere dei genitori nei confronti dei figli. Qual è questo dovere? Di educarli. Non soltanto di dargli da mangiare, da bere, di vestirli, questo è ovvio, e di farli studiare, d'accordo? Ma anche di educarli sotto due punti di vista. C'è l'educazione umana e c'è l'educazione cristiana, alla fede. Ora, questo fatto è un dovere dei genitori, non è un optional. Quindi se tu vedi, quindi, che cosa significa, sapete la mia santa mamma che cosa gli diceva sempre? Quando gli parlavano di me, se dicevano tuo figlio è una peste, lei diceva: lo so, c'hai ragione. Ma se dicevano tuo figlio è un maleducato, ecco, perché dire un maleducato non è fare, come dire, un appunto a me, mi fa un appunto a lei, d'accordo? Quindi poi veniva a casa e me lo riferiva, diciamo, in termini impegnativi, ecco. Che qualcuno gli ha detto questa cosa qui, no? Perché l'educazione è un dovere, genitore sui figli, poi parroco sui parrocchiani, è così? Io sono costituito in autorità, d'accordo, canonica su di voi, d'accordo? Questo perché la Chiesa è una gerarchia. Sopra di me c'è il vescovo che ha autorità su di me e su di voi, secondo, e più ancora su c'è il Papa che ha autorità su di me e su tutta la Chiesa, d'accordo? Quindi queste figure sono obbligate a curare la formazione ed eventualmente la correzione
delle persone che il Signore gli ha affidato. È un dovere grave, adesso poi scenderò a particolare, perché ci sono delle conseguenze gravi. Avete visto quando nel confesso diciamo molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni? Ma sentiremo cosa dice il Signore al profeta Ezechiele, perché se tu questo dovere non lo eserciti, tuo figlio farà una brutta fine, il tuo parrocchiano farà una brutta fine, per un vescovo il tuo prete farà una brutta fine, per il papa, il tuo vescovo, il tuo cardinale farà una brutta fine. Ma chi ci va da mezzo sei tu, capite? I peccati di omissione. E poi udite udite, ci sarebbe anche questo, perché ci avremo anche i governanti nei confronti dei governati, che dovrebbero, pensare un po' oggi come lo fanno bene, educarli al rispetto. Voi sapete, io ho studiato la legge, no? Quando ancora c'era un pochino di senno, insomma, anche in mezzo al mondo cosiddetto laico, si diceva, io l'ho studiato lontano, 1989, i primi esami di diritto, no? Che cos'è l'ordinamento giuridico, d'accordo? Quindi l'insieme delle leggi di uno Stato. Sono quelle leggi che dovrebbero garantire, sentite bene, il minimo etico, cioè etico, capite? Cioè quella cosa per cui tu ti puoi definire comunque un bravo, una brava e onesta persona. Ma siamo sicuri che gli ordinamenti giuridici contemporanei garantiscano che uno è una brava persona? Dette in altre parole, ordinamenti giuridici come praticamente quasi tutti che consentono per esempio l'aborto, quindi un omicidio aggravato da un punto di vista morale, perché il frutto di un grembo è una cosa proprio brutta, ucciderlo, capite? Perché non si può difendere e lo si fa anche in modo abbastanza vigliacco e indolore. Quindi se ci fosse un ordinamento giuridico sensato, ecco, in diritto penale si sta l'omicidio aggravato, aggravato quando ci sono delle circostanze che lo rendono ancora più grave, capite? Quindi oggi che l'ordinamento giuridico garantisca il minimo etico è molto discutibile, d'accordo? Con proprio il distacco che c'è stato in età contemporanea dall'etica e dal diritto, però non facciamo questo discorso. Sono queste le piccole autorità. E anche se i governanti fanno leggi immorali o inique, questo poi lo giudica il nostro Signore, ai guai che passano davanti all'Altissimo. Perché tutti quanti i peccati che vengono poi commessi a causa di quelle leggi approvate, sapete a chi ne chiede conto il nostro Signore? Al firmatario della legge, al governo della proposta e a tutti quelli che in Parlamento hanno detto mi sta bene, mi sta bene, mi sta bene. Chi ci ha messo la firma, d'accordo, sopra? Cosa dice, adesso sentiamo in particolare ad Ezechiele, questo vale per tutte le persone costituite in autorità. Dice, io ti ho costituito sentinella per gli israeliti, dice il Signore. Ascolterai la parola della mia bocca e li avvertirai da parte mia. Sentite bene. Se io dico all'empio, empio sarebbe una persona che pecca, d'accordo? L'empio nella scrittura è la persona non pia, uno che fa delle cose contrarie alla legge di Dio, da un punto di vista oggettivo. Se io dico all'empio, empio tu morirai, e tu, Ezechiele, il profeta, la sentinella, non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, lo sai che succede? Egli, l'empio, morirà per la sua iniquità. Morirà per la sua iniquità. Noi diremmo in termini un po' più comprensibili, se ne andrà all'inferno. Ok? Ma della sua morte chiederò conto a te. Questa è parola di Dio, questa qui, non è parola di un uomo. Invece, se tu avrai ammonito l'empio che l'hai detto, guarda figlio mio, che questo non va bene, e egli non si converte, non ti ascolta, sapete quante volte è successo pure a me di correggere anche delicatamente in pubblico o in privato, qualche pecorella di guarda che la cosa non va bene, non c'è niente di male, non è peccato. Io il mio dovere l'ho fatto, io all'inferno, e io lo farò, mi dispiace figlioli miei cari, io all'inferno non ci voglio andare. Quindi io piano piano, tutte quante le cose come funzionano, le dirò tutte quante, non per affliggere il prossimo, perché l'ammonizione è sempre un'opera di carità, e adesso lo vedremo. Padre mio diceva queste testuali parole, la prima forma di carità è la verità, perché se tu fai qualcosa che non funziona davanti alla legge di Dio e non te ne rendi conto, come accade quasi sempre, capite? Che cosa succede? Tu non te ne rendi conto, ma quella cosa ti porta alla morte,
anche se tu non te ne accorgi. E se io non te lo dico, io sono un criminale, perché so che tu andrai alla morte e non ti avverto. Non soltanto non ti avverto, io aspetto, te lo spiego, d'accordo? Adesso dal prossimo anno pastorale, sapete, oggi è il 9 di settembre, facciamo un po' di Amarcord. L'anno scorso con rese pubbliche i trasferimenti di va, ci sto vivendo tutto quanto il crimine dell'anno scorso, no? Adesso comincia il secondo anno, quindi vedremo tante cose, ci saranno tante attività formative, d'accordo? Quindi per essere formati e informati io compirò il mio dovere e lo farò fino in fondo come ho sempre fatto, sotto tutti i punti di vista. È chiaro che questo c'è bisogno di un'accoglienza, perché se il superiore omette di fare questo, se ne va all'inferno. Sapete cosa diceva il santo curato d'Ars? Parliamo dei genitori che lo sono più vicino a voi. Il santo curato d'Ars diceva che l'inferno è pieno di genitori che non hanno ammonito i figli dal commettere i peccati. Leggete dove lì il santo curato d'Ars, questo dice, vedeva, è vissuto nel 1800, no? Dice, ah, quella ragazzina l'ha mandata in panni, d'accordo? Ah, vedrai il nostro Signore al padre e alla madre quante corse che gli fa fare, capito? Pensiamo adesso al caso delle signorine molto piccole, diciamo provocatoriamente vestite. Una ragazzina di 11-12 anni, scusate, ma i vestiti che li compra? Se li compra da soli? No, li compra papà e mamma. Quindi se il papà e mamma tollerano che la figlia vada vestita così, quella si vestirà così. E di chi era colpa? Della figlia o dei genitori? Caso classico del parroco, ti viene il ragazzino in confessionale X e ti dice io la domenica non sono andato a messa. Ragazzino ricco, d'accordo? Ma adesso questa è moneta, quando io stavo a Santa Maria Goretti o Borgo San Michele, quelle sono parrocchie grosse, capace che una famiglia abitava veramente a 5-6 km dalla parrocchia. A un ragazzino di 8-9 anni che abita a 5-6 km dalla parrocchia, secondo voi, a messa c'è tornata solo? No. Quindi, il ragazzino dice così, che cosa gli dice un po' parroco? Senti un attimo, ma i tuoi genitori sono andati e tu hai fatto i capricci e non sei voluto andare a messa? Oppure i tuoi non ci sono andati? No, no, guarda, non solo che non ci sono andati, io gli ho chiesto, ma accompagni, pensa un po' un ragazzino che deve dire a un genitore, ma accompagni in messa, e non mi hanno manco accompagnato. Secondo voi chi l'ha fatto il peccato mortale? Il ragazzino o i genitori ne hanno fatti due? Primo che a messa non sono andati loro, e secondo che hanno omesso. Ma che ti accompagni tuo figlio? Andare a messa davanti a tuo figlio, se devi dare l'educazione cristiana. Che educazione cristiana dai se non tu? Capite? Cioè queste cose dobbiamo pensarci, perché se tu hai omesso di educare cristianamente, cioè quando una coppia di sposi si va a celebrare il sacramento del matrimonio, lo promette solennemente, il sacerdote gli chiede, volete accettare con amore i figli che Dio vorrà donarvi? Cioè su questa frase sarebbe da fare una lunga catechesi, non i figli che deciderete di fare, ma i figli che Dio vorrà donarvi, che è un altro discorso, e di educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa? Gli sposi hanno detto sì, lo voglio. Quando le abbiamo portate a battezzare, un'altra volta, cari genitori, chiedendo il battesimo al vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti impara ad amare Dio e il prossimo, studiato a sua memoria, come Cristo gli ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì, l'hai fatta? Peccati di omissione. Quindi se io in pubblico o in privato ometto di dire chiaramente ai miei fedeli questo è bene e questo è male, questa è la verità e questa è la menzogna, ovviamente con carità, ecco come c'entra la carità, è con dolcezza e con amore, a tempo e luogo opportuno, e facendo precedere questo e seguirlo dalla preghiera, ecco l'importanza della preghiera. Perché io devo, e anche i genitori, la prima cosa che devo fare per i miei figli è pregare per loro. Io la prima cosa che devo fare è pregare per le mie piccolelle. Perché se io parlo, perché i cuori delle piccolelle si aprono e mi ascoltino, e non cominciano a dire queste tutte quante stupidaggini, non hanno un sacco di stupidaggini, ci vuole che la grazia di Dio tocchi
loro cuori, se no non ascoltano. E la grazia di Dio toccherà i loro cuori, se le mie ginocchia toccano la terra e io davanti al tabernacolo prego per i miei cari figlioli, dicendo al Signore: Signore, apri i loro cuori alla conoscenza del vero e del bene, rendili docili, d'accordo? Fa che possano venire tutti quanti in paradiso, possibilmente insieme al loro pastore. Questo deve fare un sacerdote, che è la prima cosa che promette di fare, la prima cosa che deve fare un genitore. Allora, attenzione, che questa forma di correzione e di educazione è obbligatoria, non è un'opzione. Ometterla comporta dei peccati di omissione, che non soltanto vanno confessati, ma soprattutto vanno riconosciuti e dobbiamo convertirci. Quindi, se non abbiamo fatto bene, non fa niente. Capito? Non possiamo noi, questa cosa non la posso dire a mio figlio se non mi dice che sono retrogrado, non fa niente. Questa cosa parlo, io non la posso dire perché se no mi dice che sono, ancora dice queste cose nel 2017. Se una cosa è vera, si dice pure nel 3040, non soltanto nel 2017, o se una cosa è buona, tale e quale, senza nessuna differenza, capite? Quando si tratta di bene, di male, di vero, di falso, poi sulle altre cose chiaramente i tempi cambiano, i costumi cambiano e le culture cambiano, ricordo. E in questo senso cambia anche qualcosa nella Chiesa, ma non nella sostanza del vero e del bene. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci doni la grazia di poter svolgere bene, perché credo che tutti noi a diverso titolo abbiamo una forma di comunità che abbiamo esercitato, quando dobbiamo fare la salute di coscienza, stiamo esercitando per poter rendere questo primo servizio di amore, che è ammonire circa il bene e circa il male, indicare, educare, indirizzare le persone che il Signore ci ha affidato verso la conoscenza e l'osservanza della legge di Dio, senza la quale non c'è bene, non c'è vita e non c'è pace sulla terra, e non si arriva dopo la vita terrena al cielo. Siamo lodati Gesù e Maria.